E torniamo in studio per parlare di altri mondi. Recentemente infatti è stato scoperto quello che potrebbe essere il pianeta più simile alla Terra mai scoperto. Si chiama Kepler-78b ed è stato scoperto anche grazie, anzi forse soprattutto grazie al lavoro dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF. E parliamo oggi proprio con Giovanni Bignami, il presidente dell'INAF. Istituto Nazionale di Astrofisica, benvenuto. Ciao. Ciao. Allora, questo Kepler, innanzitutto di che si tratta, come è fatto, che tipo di pianeta è? È un bel pianetazzo, solido, robusto, roccioso, e a noi interessa particolarmente perché finora è il più simile alla Terra che abbiamo trovato. I pianeti ce n'è di tutti i tipi, fatti di sasso ma anche fatti di gas, per esempio nel nostro sistema solare. Questo qui ha la stessa densità della Terra, che è un bel colpo, e ha una massa molto simile a quella della Terra. Abbiamo anche un filmato, un video, un piccolo video che ci mostra un po' quello che è il rapporto anche di questo pianeta qua, col suo sole, con la sua stella. Brillante filmato dell'INAF che ci fa vedere appunto il rapporto. Eccolo qui, il pianetino Svis che passa davanti al disco della stella. Si vedevano anche quelle specie di brufoli lì, sono le macchie solari. Sono le macchie solari, quelle macchie della... stellari. Invece lei ha detto Svis, perché Svis effettivamente pare sia molto più veloce come rotazione attorno alla sua stella rispetto alla Terra, vero? Perché la legge di Keplero, giusto appunto, impone che se un pianeta è così vicino alla sua stella deve girare velocissimo. E rispetto alla Terra? Infinitamente più veloce, nel senso che la Terra, tutti lo sanno, ci mette un anno a fare il giro. Ho scoperto che il 40% degli italiani pensa che ci metta un mese a fare il giro intorno al Sole. Fantastico. Ci mette un anno. Avremo le quattro stagioni in un mese. Allora, ci mette un anno la Terra a fare il giro intorno al Sole. Invece questo qua ci mette 8 ore e mezzo a fare un giro intorno alla sua stella. Quindi Svis è giusto, nel senso che va velocissimo. Molto rispetto a noi. Rispetto a noi. Lo svantaggio è che è vicinissimo, cioè la distanza dalla sua stella. Le temperature saranno elevatine. Esatto, perché è meno di un centesimo, è come se noi ci trasportassimo 140 volte o quel che è più vicini al Sole. Temperatura alla superficie, un bel 2000 gradi, che non è male. La domanda sorge spontanea, anche se penso sia retorica. Si può pensare in uno sfruttamento da parte del genere umano di questo pianeta in futuro? No, direi di no. Cioè. E la risposta retorica è questa. La risposta retorica è questa. Assolutamente no, è difficilissimo, è anche molto lontano, no, dal nostro sistema. Oltretutto è molto lontano, è da qualche parte giù nella costellazione del Cigno, posto molto romantico, ma molto lontano. No, comunque c'è di molto meglio, molto più vicino, se parliamo di posti dove andare ad abitare, insomma ci sono delle disponibilità immobiliari, diciamo, molto migliori e molto più vicine. Da questo punto di vista è sempre meglio, faccio un piccolo inciso, è sempre meglio tenere bene il nostro pianeta innanzitutto, poi questo è l'interesse per gli altri pianeti che è un'altra cosa, teniamo bene il nostro intanto. Hai ragione. Riguardo alla scoperta, com'è stato possibile arrivare a questa scoperta? Ecco, questo è molto interessante perché per fare questa cosa è un tipo di astronomia molto difficile, cioè la missione della NASA spaziale Kepler, certo, identifica dei possibili targets cosiddetti, cioè dei bersagli, poi da Terra bisogna andare a guardare con dei bei telescopioni, e quell'astronomia molto difficile perché, come capisci, bisogna andare a vedere un rovino molto poco luminoso di fianco a una stella luminosissima, come mettere una candelina di fianco a un faro bagliante dell'automobile, è difficilissimo, certo, da vedere. Assolutamente. Quindi astronomia è molto difficile. Ci siamo riusciti con uno strumento fatto in Italia. Lo stiamo vedendo ora, un bellissimo telescopio. Questo qui è il nostro grande telescopio nazionale Galileo, TNG, del quale siamo molto fieri, che ha messo sulla una cresta, una montagna delle Canarie, perché il cielo è meglio che in qualunque posto d'Italia, soprattutto non ci sono luci parassitiche. E a questo telescopio è stato attaccato un rivelatore speciale, in cui siamo fieri di dire che responsabile è Giusy Michela, la direttrice dell'osservatorio di Palermo, che ci invidia e viene perciò ad usare tutto il mondo scientifico. Questo strumento è quello che ha scoperto le caratteristiche di Kepler-78. Altra domanda che sorge spontanea. A cosa servono queste scoperte?
ride, ma in realtà ride perché voi avete ben chiaro perché, però in realtà molte persone possono anche avere qualche dubbio sul fatto che serva a scoprire un pianeta lontano. La prima cosa è perché così siamo tutti meno ignoranti. Ecco, diciamolo, ma diciamolo pure. Diciamolo pure. Io personalmente, nel mio piccolo, ma credo anche tu e tutti noi, ci sentiamo arricchiti del fatto di capire, per esempio, perché questa è una scoperta che arriva dopo 20 anni di studi di pianeti extrasolari. Nessuno sapeva che c'erano 20 anni fa, adesso ne abbiamo scoperti più di 1000. E questo cambia la nostra visione del mondo. E chissà la prossima generazione di astronomi che cosa inventerà se per esempio un giorno saremo capaci di andare. Comunque invece a livello subito immediato la strumentazione per vedere questi oggetti, per questa sfida così difficile dell'astronomia, dopo si trasforma, la ricerca tecnologica per fare questa strumentazione ci viene buona perché le foto che tu fai col telefonino sono basati su una roba che si chiama CCD che hanno inventato gli astronomi. Ecco. Chi si chiedesse a cosa serve l'astronomia, sappiate che ha anche molte ricadute sulla vita di tutti i giorni, sulla vita pratica, ovviamente, diciamolo ancora una volta, è anche tanta cultura, quindi siamo un po' meno uomini delle caverne, diciamo. Grazie mille a Giovanni Vignami, presidente dell'INAF, per essere stato qui con noi. E con il...